perché resta alta la tensione nell'area dei Campi Flegrei. Stamattina si è registrata una nuova scossa di magnitudo 3.6. Ricordiamo che già ieri a Pozzuoli i cittadini avevano trascorso la notte accampati in tende e anche il carcere femminile è stato evacuato. Intanto oggi a Palazzo Chigi il ministro per la protezione civile Nello Musumeci ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per un punto sulla situazione. Ce ne parla Simona Lazzaro. La terra continua a tremare ai Campi Flegrei, l'ennesima scossa di terremoto, questa volta di magnitudo 3.6, spaventa ancora gli abitanti. Mentre oggi al vertice a Palazzo Chigi sulla situazione presiede la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la Protezione Civile della Campania assicura che il rischio è sotto continuo monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano e che a coloro che saranno oggetto di un'ordinanza di sgombero sarà assicurata una sistemazione più strutturata delle tendopoli. A Pozzuoli sono state sgomberate per adesso 46 famiglie, mentre il sindaco Manfredi afferma che per adesso a Napoli non ci saranno sgomberi. Per i cittadini che non vorranno restare in casa, saranno preparati dei ricoveri temporanei in una scuola in disuso di Posillipo che potrà ospitare tra le 50 e le 100 persone. Al vertice interministeriale, il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine della presentazione di un'indagine conoscitiva sulla medicina d'emergenza e dei pronto soccorso, ha dichiarato che la situazione è sotto controllo dal punto di vista sanitario. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social di Facebook, Instagram o Twitter oppure sui nostri canali di TikTok o YouTube. Potete anche sempre consultare il sito www.nanotv.it.